Posso? Vai. Sottosegretario De Annuntis, quindi il bilancio della tua, un'azienda in salute, un'azienda sana che guarda anche a un futuro sostenibile. Un'azienda sana che fa registrare un utile di bilancio importante, in quanto anche nel 2022 c'è stata una situazione difficile, c'era ancora lo stato di emergenza, c'è stato un forte rincaro dei costi delle materie prime. L'azienda è riuscita a fronteggiare questo rincaro anche attraverso una politica attenta, ma soprattutto, cosa più importante, fino al 2024 sono stati programmati investimenti per bus a metano, bus elettrici, che potranno rendere il nostro trasporto sempre più ecosostenibile.